Ehi la ciurma, io sono Mazzetessa e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Expeditions Conquistador, dove non mi ricordo già più assolutamente niente. Tanto per cambiare. Allora, avevamo picchiato gli Aztechi nell'ultimo episodio e... Ah, quello dobbiamo andare fin giù in fondo al mondo. Per cui, prima di andare in fondo al mondo, vorrei andare uno a mappare questi. Due, dovrei andare prima a Tenochtitlan, direi, prima di andare a Torba di Tlaxcala. Questo sepolcro ci siamo andati, villaggio Totonaco ci siamo stati. Siamo stati qua a prendere l'affare. O seguiamo questa strada per vedere dove porta. Tanto per... O andiamo qua. Andiamo dalla strada, a vedere la strada dove porta, dai. Sono curioso. Se, no, aspetta, qua è che si girava così. Ecco, voglio metterlo il più simile alla mappa possibile, in modo da... Ok, all'incirca così. Tanto qua non ci nasconde troppo la situazione. Delle erbe, dai. Facciamo che prenderci delle erbe. Che poi tanto magari non facciamo niente, ma... Non si sa mai... Ah, qua ci sono ancora un sacco di altre erbe. Ma teniamoci più vicini alla strada, così avanziamo un po' più in fretta. Ah, qua c'è un cairn che abbiamo già esplorato. Ok, andiamo di qua e vediamo se... Ma da qua si va veloci sulla strada comunque, eh? Oh, è incredibile. Qua c'è della roba fuori però, quindi andiamo a vedere cosa c'è in questa scatola. Avevamo forse bisogno di olio, possibile? Mi ricordo più. Abbiamo poco olio, sì, proviamo a fare delle lanterne. Che non si sa mai. Le palle di cannone non le abbiamo ancora utilizzate, potrebbe essere una cosa interessante da adoperare, però beh. Allora, cambiamoci un po', non mi ricordo assolutamente nulla di come fosse la situazione. Allora, lo sviluppatore stava ricercando qualcosa. Ok, lascia e siamo a buonissimo punto con lascia. Abbiamo quasi tutto maxato, in 23 giorni dovremo maxare tutto, ed è una bella cosa. Allora, abbiamo razioni per tutti? Assolutamente no, però abbiamo 330 unità di carne, per cui direi che non possiamo lamentarci. A cosa lo mando a fare questo? Lo mando a pattugliare, lo mando a pattugliare. La difficoltà è alta, però non si sa mai. Tanto di caccia abbiamo 91%, di guerra abbiamo 84%, direi che possiamo rischiarcela. Abbiamo trovato un'unità di equipaggiamento! Bellissimo! Abbiamo trovato poca carne. Però abbiamo tante risorse e l'equipaggiamento invece non è mai abbastanza perché comunque appena questi salgono di livello dobbiamo dargliene altro di equipaggiamento. Stavamo buttando dell'equipaggiamento sui Ruenes, mi pare. Esatto, quindi diamo un equipaggiamento ai Ruenes. Abbiamo poca carne, ma vabbè, 3 unità di corda, che non è proprio quello che... Desideravo ardentemente, ecco. Però facciamocelo andare bene. Ah, qua sotto c'è un cairn. L'ho visto, andiamo giù allora. Forse c'è anche uno là sopra. Ah no, c'è un facocero là. Allora, traccia la mappa del pianure. Ah, perché in pianura è tutto difficile per quello che abbiamo fatto quel fallimento brutto. No, in realtà abbiamo trovato l'equipaggiamento, l'abbiamo fatto il suo fallimento. No, ci accampiamo. Ah! Pessimo errore. Ci accompagniamo. Ah no, pianure, non ha preso strada, è sempre pianure. Che comunque circa quello di ieri. L'unica cosa che di razioni. Consumiamo 8 razioni sto giro. E non è buono. Ok, ci hanno rubato 13 unità di medicina, quanto siamo messi. Abbiamo ottenuto 10 di carne. Dobbiamo fare della medicina. Sì. Voglio tenere comunque un centinaio per essere sicuri di stare tranquilli e di poter commerciare se ne avessimo per caso voglia. Allora, vediamo un po' di... andiamo a prenderlo questo cinghiale, no? Aspetta, fermati che questo si sta spostando. Uh, 21 unità di carne, è molto positivo questo per noi.
Allora, facciamo che andare in quella direzione, vediamo se non consolo tutti i movimenti. No, no, io... Ah, qua c'è un altro villaggio, sembra. Chissà se ci vogliono bene o ci vogliono male. Qua della mappa capiamo qualcosa di più. Ah, no, che c'è un luogo di interesse là sotto. Quasi quasi andrei prima nel luogo di interesse. E poi ragioniamo sul villaggio. Perché dovrebbe essere visibile di qua, no? Sì, è là. Sì. Ma nasconditi, apprendistato, che tanto questo ormai l'abbiamo capito. Resti uguale, sì, solo che diamo carne a tutti. Ah, dobbiamo conservarne però. Allora, facciamo che tu di caccia sei proprio handicappato. Cioè, scusate, non è assolutamente nulla incontro ai portatori di handicap. Adesso per dire che non è in gamba su quello. Se gli faccio conserva, mi conserva 4 cosi. E poi dopo ne abbiamo bisogno di altri 18. Allora, qua tu conserva. E altri 4, chi mettiamo altri 4? Ce n'è un altro che ha solo 4. Possiamo togliere dallo sviluppo il tizio qua, che ha 4 anche lui. Così conserviamo tutto e abbiamo un discreto numero di persone che cacciano. Ah, eccola, solo 4 unità avete trovato. Solo 4 unità. Abbiamo... Si vede qualche altro cairn di qua? No, qua c'è però un sepolcro. Che come l'altro, che se lo dissacriamo... Perché Papantla è giallo? Perché sono miei alleati, forse? Può essere. Può essere. Andiamo a vedere in su o andiamo a vedere di qua se c'è qualcos'altro? Andiamo a vedere su, dai. Questa cittadina cosa ci dice? No, allora vai. Raccogli le erbe, già che sei. Ah, dobbiamo anche fare delle medicine. Mi sto dimenticando. Buongiorno. Ah, no, non è una cittadina, sono... Beh, è una fortificazione distrutta. Ma sembra una fortificazione europea più che... La tribù della casa di pietra. La fortezza di Gettier è stata edificata in un luogo tranquillo, tra il fiume e una parete rocciosa, ed è circondata da una zona meticolosamente deforestata. La costruzione è davvero solida, si addice a una fortezza, eppure ha un aspetto sorprendentemente idilliaco. Tra i suoi edifici scorgi dei movimenti. Ah, quindi era la fortezza di Gettier, avevo ragione a dire che era, sembrava una fortezza di tipologia appunto europea, non dei nativi. Via qualcuno a osservare la fortezza. Ah. Non mi dice neanche niente dell'equipaggiamento. Non so se è una caona, può aver senso. C'è una battaglia o no? Ah, no, ok, una sola persona mandava. Oh, cribbio. Senza farsi vedere, una caona costeggia la foresta e arriva al fiume. Alcuni minuti più tardi torna a fare rapporto. Sembra che la fortezza sia diventata il villaggio di una tribù. Utilizzano armi e armature spagnole come decorazioni. Non voglio nemmeno immaginare come possono esserne entrati in possesso. Non saltiamo subito alle conclusioni, cerchiamo un contatto, direi. Ancora l'altro è a livello difficile. Insieme a un gruppetto dei tuoi avanzi con cautela verso la fortezza, tenendo le armi nel fodero. Appena la guardia vi vede arrivare, tutta la tribù afferra un'arma e si raccoglie vicino all'entrata. Davanti a tutti si posiziona colui che presumibilmente è il capo tribù. Ti osserva diffidente. Mi chiamo Julius Mazzetes, non abbiamo cattive intenzioni nei vostri confronti. Speriamo che neanche loro ne abbiano. Secondo me, non ne hanno. Il capo annuisce. Mi chiamo Chippak. Sono il capo della tribù della Casa di Pietra. Perché abitate in questi edifici? Questo luogo è stato costruito dalla vostra gente. Mentre vivevano qui hanno devastato i villaggi circostanti, soggiogando le tribù e riscuotendo tributi. Quando
Quando se ne sono andati, abbiamo preso possesso della loro casa di pietra. Questa mi sembra un po' troppo azzardata. Faccio una domanda che mi sembra un po' più tranquilla. Cosa è successo alla gente che viveva qui? Le ultime volte che siamo venuti qui a portare i tributi c'erano solo 5 uomini. Erano sempre gli stessi, li vedevamo sempre più abbattuti giorno dopo giorno. Abbiamo capito che il resto della loro gente li aveva abbandonati. E le ultime volte che siamo venuti li abbiamo uccisi. Da allora questo è il nostro villaggio. Sono qui per rivendicare la fortezza a nome della mia gente. Ma non voglio rivendicarla in realtà. Il capo si acciglia e si muove leggermente, stringendo la presa sulla lancia. Farei la prima. Non abbandoneremo la nostra casa. Abbiamo pagato tributi alla vostra gente per molto tempo. Abbiamo sconfitto quegli uomini in battaglia per prendere possesso di questo luogo. Ora ci appartiene. Ma non possiamo lasciarglielo. Cosa ci facciamo di una fortezza? Gli do 3.000 tesori, va bene. Quando i tuoi servitori aprono il forziere, il capotributo strabuzza gli occhi, ma poi si dà un contegno. Non basteranno tutti i gioielli di questo mondo a comprare il nostro onore. Ah, ok. Carlos Zaraga ti si avvicina. Se posso dire la mia, se riuscissimo a trovare un altro forziere di queste dimensioni, il capo scoprirebbe che i suoi principi non sono tanto irremovibili come crede. Ok. Torneremo con 6.000 tesori. Chipak annuisce diffidente insieme ai suoi guerrieri. Rimane presso la porta e ti segue con lo sguardo mentre ti allontani. Quando sei scomparso dalla vista, ordina ai suoi di abbassare la guardia e tornare dentro. Ok, quindi abbiamo bisogno di 6.000 tesori. Abbiamo fatto bene a tenerne un po' da parte. Allora, perché mi diceva giallo se poi non è giallo? Ah, tu, signor cacciatore, caccia. Non abbiamo carne per niente. Forse che abbiamo trovato quel tizio. Allora, no, tu stavi sviluppando l'accetta. Ok, tu vai a pattugliare. Ha trovato 9 unità di metallo. Abbiamo sbloccato Ash a livello 3. E ha trovato 10 unità di carne. Molto bene. Chissà se di qua c'è qualcosa. Non sembra. Boh, però proseguiamo di qua almeno. Vediamo un po' anche quest'area. Cos'è qua? Legname sempre. C'è altro? Ah, c'è un cairn, ok, più in là. Ok, là sotto. 4 di corda. Chissà se finisce la mappa o se continua più in là. Però c'è la mappa delle pianure, quanto saremo? Pochissimo in realtà penso. 4 su 10, infatti. Non so se andare in là, ci sono ancora tante pianure fino all'infinito praticamente. Ah, possiamo raccogliere erbe medicinali, però no, no, non voglio raccogliere erbe medicinali. Allora, questo, come è messo con la caccia? Solo 4. Però se facciamo, allora facciamo così. E tu invece che sei medico, chi è bravo in erboristeria? Nessuno in realtà, loro. E basta. Allora, tu che hai 7, conserva delle erbe. Dai, proviamo a mandarlo. Dai, va bene. Razioni carne ne abbiamo? Poca, ma ce la faremo bastare. No, 2 unità di olio, porca miseria. 11 di carne e 11 di erbe. Sì, ma faccio prima a conservare le erbe, perché non è che abbiamo. Ah, ho fatto bene a venire qua, perché sono degli altri cairn. Ok, proviamo a continuare. C'ho un cinghialino qua. Quindi direi, andiamo in su di qua.
Ne è spawnato proprio là, uno. Ah, là c'è un... non ci arriverò mai al coso per rinforzare i movimenti. Qua c'è la fortezza che secondo me possiamo effettivamente utilizzare. Probabilmente ci darà dei bonus o delle cose. E come... No, non posso chiuderla. Prima me l'aveva fatta chiudere, vabbè. Andiamo qua verso quest'altro cinghialino, così. Allora. Tutti uno di carne, ok. Tu fai l'erborista. E poi quanto abbiamo da conservare? 10. Quindi mettiamo lui che ha 10. Conserva. E speriamo che la caccia ci basti, perché abbiamo 84. Ok. Sì. 10 e 10. Dove scappi? Qua ti prendo, preso. Qua, 21, molto buono, molto buono. Mi sa che qua si blocca poi la mappa. Ah, c'è un altro sepolcro, ma non mi piacciono i sepolcri in realtà. Non voglio disonorare i morti. Cioè, non è tanto per rispetto a questa gente qua. Cioè, anche per quello, ma... Più che altro perché morti sono morti alla fin fine. Si lasciano in pace da sempre, si lasciano in pace i morti, cioè... Poracci. Mi sa che qua comunque abbiamo abbastanza visto tutto il visitabile. Queste sono delle altre erbe e poi finisce tutto. Ah, c'è un cairn però qua dietro, abbiamo fatto bene a fare il giro lungo. Allora, campo. Allora, razione, un'unità di carne a tutti. Bravissimo. Poi 10 su 18 di conserva e... Andiamo anche loro due a fare conserva allora. Scendiamo parecchio la caccia, ma... Oh, ci abbiamo fatto lo stesso. Cavolo! Non è che si vuole uccidere una cavona? Vediamo se riusciamo a fare di nuovo save scamming, ma... Provo la prima, non mi ricordo cosa abbiamo provato l'altra volta. Questo, vediamo se niente. Perché deve esserci quel cavolo di idiota che continua a cercare di ammazzare la caona? Mannaggia la miseria! Cioè, se non fosse che l'abbiamo maxato, lo ucciderei direttamente. È un indisciplinato incredibile. Cioè, come possiamo permetterci che un nostro soldato ci parli in questo modo? Oh, ma chi si crede di essere? Adesso dobbiamo rifare il maialino qua, dobbiamo rifare il giro qua. Dell'oca. Forse quell'altro idiota che vuol fare il capo. Ma allora, o falliamo sempre quella prova là. Oppure non lo so io. Ha un'unità di carne a tutti che abbiamo messo. Ah no, non abbiamo così tanto co. Ok. Va bene. Avevamo più carne l'altro giorno. C'è andata meno il maiale, probabilmente. Ok, sto giro non si è triggerato. Va meglio così. Ah, noi abbiamo preso un po' di carne comunque. No, qua c'è un cairn. Buono, andiamo a prenderci il cairn delle pianure. Ok.
mappa indica qualcos'altro? No, mi sa che là c'è la foresta e non si può andare da nessuna parte più in qua. Nel dubbio noi ci proviamo, ma... dei tesori fortissimi? Quanti? 208, che non è una roba incredibile, però è un passettino più avanti. Proviamo ad andare qua in su, mi sa che la foresta è valicabile. Allora, no, tu vai a cacciare, voi due andate a fare le vostre robe. Allora, tu sviluppa il piccone. E tu invece vai a fare la pattuglia o la caccia. Quanto cambia di caccia? Pochissimo, il 3%. Ancora! Oh, porca miseria, sto Ruiz del cavolo! Si vada con questa? È sempre lo stesso che dice. No, continua a morire. Non c'è una via di fuga a questa morte infinita di Anacaona? Non voglio che muoia, porca miseria. Abbiamo incastrato tutta la perfezione. Caccia, ricerca, sviluppo, medicine. E c'è sto cavolo di Ruiz del manga che deve sempre romperci le scatole. E che non posso neanche prendere nessun provvedimento di nessun tipo, non posso fare nulla. Cioè l'unico check forse è quel coso medio che forse fa qualcosa, ma sembra che non succeda nulla. Allora, accampiamoci. Tu vai a cacciare, tu mettiti a cercare il ferro e tu mettiti a pattugliare. Ok. 9 unità di carne che non so chissà che cosa, ma vabbè, meglio di niente. Qua c'è la foresta invalicabile e qua c'è la fortezza, quindi mi sa che... No. Se ne vanno? No, non se ne vanno mai queste file. Ok. Scendiamo in giù allora. Abbiamo trovato il limite massimo, mi sa. No, facciamo con FC con salvataggio rapido. No, mi sa di no. Testi rapidi mappa, inventario, obiettivi, spedizione, log, mostra la scheda di mappa, campa, apri quadro di comandi. Quadro di comandi. Tira via turno, cambia arma, info personaggio, se si seguace. No, ma non c'è un... Non c'è un salvataggio rapido, no. Però Backspace cosa fa? Ah, sarà per i cheat probabilmente. Restiamo così, ma abbiamo da mangiare per tutti? No. Abbiamo trovato 148 unità di tesori, ma bravissimo! E 15 di carne, oh! Top! Cioè, ci dividiamo in un momento in cui attaccano Anacaona, muoiono tutti e... tragedia incommensurabile, troviamo infinità di risorse.
Comunque è passato già abbastanza tempo, per cui direi che finiamo, ecco, qua per accamparci, salviamo. E noi ci vediamo nel prossimo episodio. Allora, risalviamo qua su Messico. Io vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e iscrivervi al canale se per caso foste interessati a vedere altri video sull'argomento. Vi invito anche a seguirmi sul canale Telegram e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti!